Nelle parole che abbiamo sentito di Mourinho, comunque lui è sempre bravissimo, quando parla ci incanta a tutti quanti, però io ho notato questo amore ancora nel cuore verso l'Inter, vero Filippo? Si sente proprio Ma dai, tantissimo. ci credo, cioè, lui comunque ha segnato una pagina da leggenda della storia dell'Inter e quindi credo che quei risultati lì che lui ha ottenuto con l'Inter poi non li abbia più ottenuti né col Real né col Chelsea bis né con lo United e credo che sarà difficile rivedere una cosa del genere. E poi ovviamente noi siamo attaccati a lui perché ci ha fatto godere tantissimo, ci ha fatto vincere quello che non avevamo mai vinto da tifosi, almeno noi un pochino più giovincelli e quindi saremo sempre legati a lui e alla sua figura. Poi la conferenza di oggi credo sia anche un modo per tributare i tifosi dell'Inter che gli hanno voluto bene anche oggi, che lo hanno acclamato e Infatti ci sono comunque stati dei cori, no? Durante la partita. Oh, delle ovazioni come dei Sì, cori. per Ragazzi, lui. Commosso. è normale, è Io come il Milan che veramente. sarà sempre legato tantissimo qualunque squadra alleni a Carlo Ancelotti, credo. Cioè, sono quelle Certo. storie che rimangono per sempre. Io ho trattenuto le lacrime a stento No, durante io la... Soprattutto veramente. tu. Io sto ancora piangendo. Io sto ancora piangendo perché addirittura sentir dire che ipotizza che un giorno, se torna a Roma da avversario, di avere anche Vorrebbe lì lo stesso un'accoglienza. Sì, io lì non ci sarei mai arrivato a fare tutto No, 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 sto... no. E poi un'altra cosa di cui sono contento Perché fa è tanto il che... duro, ma in realtà ancora anche lui, secondo me. No, Mourinho è uno secondo che si me lui è affeziona. un grandissimo attore. E in quanto tale sa al momento giusto Ma anche buttare gli attori l'attenzione hanno di un quel... cuore, dai. Scusa. Sì. Poi meno male che quest'arbitro gli è piaciuto perché se fosse successo qualcosa, visto che nel suo discorso così mieloso è anche andato a ricordare che Di Bello ha deciso di lasciare fuori Zaniolo, no, il regolamento del gioco del calcio che ha fatto sì che l'arbitro ammonisse Zaniolo e di conseguenza non ci fosse questa partita. Però avrei voluto vedere cosa poteva dire di un arbitro nato a Milano dopo questa partita, perché queste sono le stupidaggini che continuo a sentir dire da tanti anni e non capisco proprio perché un arbitro di una sezione, cioè adesso quest'arbitro è della sezione di Seregno, se non Seregno, sbaglio, sì. però è nato a Milano. Io negli anni passati non capivo perché Pieri non potesse arbitrare il derby di Genova, Carlo Longhi quello di Roma, e sto parlando di Perché grandissimi siamo in arbitri. Italia. Sì, perché abbiamo sempre il complotto, la trama, la Sì, cosa ma più sbagliata. dopo questo esserci immersi in tutti questi, tutta questa retorica. Sta di fatto che la Roma si è squagliata letteralmente davanti all'Inter già dopo 40 E minuti. questo sì. Non è mai stata in partita sotto nessun punto di vista. Filippo, io questa Roma Anche che se ha lui dice sofferto che... solo 10 No, è minuti, mi vero, sembra però... che abbia sofferto per 80 Sì, minuti e sono forse d'accordo. gli ultimi 10 quando ha segnato Mkhitaryan, Sì, sono d'accordo, complice però anche quella che... Però... credo che oggi sia stato più il merito dell'Inter che il demerito della Roma. Nettamente. Credo, eh. Sì, perché comunque lui era Però, no, soddisfatto della sua squadra, Massimo. lui dice di essere soddisfatto, però secondo me, Esatto, Mourinho insomma. dice di essere comunque stato soddisfatto della sua squadra in questa partita. Tu cosa ne Ma pensi? allora, dal punto di vista tecnico, l'argomentazione di Mourinho mi è anche in parte piaciuta perché comunque giustamente lui sa meglio di me che le gare sono fatte anche di episodi. E un minuto prima che segnasse l'Inter c'è stata questa occasione per la Roma di passare in vantaggio. Poi però il Mourinho mieloso non mi piace quello che è un pochino più velenoso, un pochino più scintillante. Mi sembra un po' incauto il paragone di Mourinho con l'Inter e Ancelotti col Milan, perché Ancelotti aveva praticamente quasi finito la propria carriera. Ed è stato ripescato da Berlusconi al Milan, è stato portato al Milan, ha vinto da giocatore col Milan, sia Coppe dei Campioni che campionati, e poi è diventato anche allenatore dopo essere stato sfortunatamente
quindi con pochi risultati, anzi con quasi zero risultati alla Juve, è poi diventato allenatore del Milan, con cui ha poi rivinto un qualcosa di importante. Io credo che Ancelotti abbia fatto la storia del Milan sia da giocatore che da allenatore. Quindi Mourinho è stato, non mi sembra che sia stato 20 anni all'Inter, è stato 5 anni, è vero che però ha vinto tutto. Tanto. No, è vero, no, ho capito, però insomma, se ogni allenatore che va via da un posto poi deve smielare sempre in ogni occasione, quando torna ci sono allenatori allora che non dovrebbero più entrare in sala stampa. Io credo che Mourinho debba pensare a quello che ha sbagliato oggi, perché come al solito ha spostato l'attenzione su quel gol sbagliato, quell'occasione avuta da Mancini, ma poi ci dovrebbe spiegare come mai. Io capisco giustamente che ci sia il merito da parte dell'Inter, però credo che la Roma oggi, a me, insomma, è sembrata un pochino in ambasce in più di una circostanza. Sarà sicuramente merito dell'Inter, ma io credo che alla Roma, insomma, il tifoso della Roma, non credo che, io ho degli amici che mi hanno scritto, non mi sembrano molto contenti di come ha giocato oggi la Roma. Bene, Furio. Anche perché attenzione, la Roma, questo passo falso potrebbe essere ingigantito dai risultati di Fiorentina e Lazio domani, che potrebbero scavalcare la Roma. Fra parentesi, la Roma e soprattutto Mourinho hanno fatto un grasso favore alla Juventus, rallentando vistosamente. Esattamente, perché magari la Roma ci sperava di avvicinarsi sempre di più. Comunque poteva essere un'insidia, adesso classifica alla mano, come mandano. Esatto, guardiamo la classifica, ora 58 punti, la Juventus 63. Passo falso va bene perché ha perso. Però non è che è una cosa strana perdere a San Siro con l'Inter, nel senso che ci sta. Tu hai la Roma, sì, che sicuramente non partiva a inizio anno con i favori del pronostico per entrare tra le prime quattro. Hai fatto, secondo me, Mourinho, secondo me, ha fatto un buonissimo lavoro, sta facendo un buonissimo lavoro. No, vabbè, ma scusa Filippo, sì, scusa, hanno massacrato Fonseca l'anno scorso. Sì. Perché è arrivato, non mi ricordo se è arrivato quinto o sesto, ed è arrivato, se non sbaglio, in semifinale di Europa League. Lo hanno massacrato a Roma. Non poteva più mettere piede a Roma. Se è stato preso Mourinho è per fare qualche passo in più in avanti. Non credo che è stato preso per arrivare sesto o settimo e fare la Conference League, che non interessa a nessuno, però, onestamente. No, hai ragione, però può anche essere... Cioè, diciamoci la verità, sì, la Lazio e la Roma, con Sarri e Mourinho, hanno preso due allenatori pensando che fosse un plus prendere questi due allenatori. Sì. Come per Allegri e la Juve. Te lo spiego io, perché forse non hai ben chiaro, quando è arrivato Mourinho a Roma, che cosa dicevano i tifosi e cosa pensavano i tifosi. Hanno persino pensato allo scudetto. Quando ti arriva lo special one in casa, ci pensi. Fuori e magari farsi scavalcare dalla Lazio, dalla Fiorentina e anche dall'Atalanta. Con ben zero l'Atalanta. L'Atalanta che sia davanti alla Roma, l'anno scorso l'Atalanta faceva la Champions League, è arrivata tra le prime quattro, quasi arriva seconda, se non perde l'ultima partita col Milan. Sì, ho capito, quest'anno è un'altra cosa. Quest'anno ok, un'altra certo, cosa. Infatti io dico, se è un plus prendere Mourinho, Mourinho è stato preso sicuramente come plus, sicuramente, però anche per costruire qualcosa da lì in poi, no? Esattamente quello che si dice, Max, quando parliamo insieme di Allegri, nel senso che Allegri è un plus, quindi se io prendo Allegri per la Juventus, allora se adesso non è in lotta per lo scudetto, dico Allegri è un plus e quindi dovrebbe lottare per lo scudetto. Ma infatti è stato preso per costruire. È un'altra delusione. Ma perché tiri fuori? Stiamo parlando di Mourinho, tiri fuori Allegri? Scusa. No, ma infatti ne parleremo dopo di Allegri. Hai parlato di Sarri. Hai parlato di Sarri per la Lazio, hai parlato di Mourinho per la Roma. Io non posso parlare di Allegri per la Lazio. Ha fatto un esempio. Ma sono d'accordo anch'io che appunto Allegri dovrebbe essere un plus e non lo è stato, Appunto, infatti, sono due delusioni. Io non ho detto che hai torto, ho detto che sono allenatori presi, che magari, esattamente come il primo Conte che magari non ha vinto con l'Inter al primo anno, però sono stati presi per costruire qualcosa di importante e che dia continuità. E poi bisogna vedere se ce la fanno o non ce la fanno. Però credo che Sarri con la Lazio, che Mourinho con la Roma, Allegri con la Juventus siano personaggi, più Mourinho e Allegri di Sarri,
siano personaggi di un certo livello a cui tu puoi dare fiducia per mettere sulla carta un piano che non sia l'anno singolo, ma che sia quest'anno per migliorare l'anno dopo e per cercare di creare una continuità. Conte al primo anno non è riuscito a vincere con l'Inter, secondo me anche per altre circostanze di rosa, di giocatori che non aveva davanti, ha giocato con due attaccanti e due centrocampisti. Vabbè. Vabbè, ma leva, ma Conte è un'altra cosa, scusami Filippo. Conte è arrivato all'Inter, ha accorciato le distanze con la Juve di Ronaldo, sì, vero, perché c'era ancora Ronaldo, è arrivato a un punto dalla Juve, è arrivato in finale di Europa League e l'anno dopo ha vinto lo scudetto. Certo. A me sembra che questa Roma sia lontanissima da quell'Inter, dalla prima Inter di Conte, è lontanissima. Ma io certo. credo che Mourinho non abbia fatto un buon lavoro quest'anno, secondo me. No, che almeno il quarto posto ci stava, nel senso, per ma io non dico il quarto, ma questo rischia di star fuori dall'Europa League, eh? Questo rischia di star fuori dall'Europa League, vista le classifiche. Rischia, ma non è fuori. E cioè, poi... se oggi avesse avuto un buon risultato a Milano, stava lì vicino alla Juve, eh? Ma questo non è successo. No, ho capito, ma in non è questo successo momento però è fuori dall'Europa League. Però, va bene, continueremo comunque però a parlare ricordiamoci di... ricordiamoci che la Roma ha fatto un supermercato sia in agosto sia a gennaio. Ha comprato un mercato importante, ha speso un sacco di soldi. Abraham ha preso, Abraham e poi? No, come Abraham? Perché Sergio Oliveira... Sergio Oliveira a gennaio. Sergio Oliveira, Rui Patricio l'ha voluto lui, Sergio Oliveira l'ha 30 voluto milioni. L'ha voluto lui, certo, ma non stiamo parlando di top player, eh? Beh, top player, comunque poteva fare sicuramente però, meglio. Certo, se vai a vedere, certo, se vai a vedere lui, un conto è comprare ovviamente Vlahovic. Conto è comprare Rui Patricio. Sì, comunque Abraham è costato 40 milioni, eh? Non sì, è che è costato due bruscolini. Abraham ha fatto bene, eh? Abraham sta facendo benissimo. Sì, ha fatto bene, però la Va Roma bene, continueremo, scusate, a parlare di Inter e Roma subito dopo la pubblicità. Ci fermiamo, voi state lì. Con Mancini, uscire poi alla distanza con autorevolezza, personalità, che definizione ti porta avere di questo momento, di questa vittoria specifica? Grande vittoria contro... un avversario di assoluto valore che sta bene fisicamente, mentalmente, 12 partite che non perdevano, che creavano problemi a tutte le squadre. Noi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, non era semplice perché 3 giorni fa avevamo giocato un derby molto impegnativo, però siamo stati bravi in 3 giorni a preparare una partita importante contro un avversario di grande valore. Corriere dello Sport e a seguire tutto Sport. Ciao Simone. Ciao. Dopo che ti sei lamentato dell'approccio della squadra contro la Fiorentina, nelle partite successive l'Inter ha finito in vantaggio sempre il primo tempo, in 3 casi su 5 addirittura con 2-0. È una di queste le svolte, cioè entrare in campo con un altro atteggiamento? Importantissimo. Importantissimo l'approccio delle gare, come le indirizzi, perché chiaramente l'andamento è determinante. Le ultime 4 partite di campionato e la semifinale di Coppa Italia le abbiamo approcciate nel modo giusto, siamo sempre rimasti lucidi perché la partita è un insieme di scelte per i ragazzi in campo, perché tu puoi prepararle nel migliore dei modi, con i video, con tutto quanto, ma poi sono loro lì a scegliere, sono stati bravissimi, sempre lucidi, chi è partito dall'inizio, chi è entrato dopo, ho avuto grandi segnali. Prego. Ciao Simone. Ciao. Oggi naturalmente avete giocato prima nel Milan e adesso mandate la palla al Milan e così sarà fino almeno alla 37esima giornata. Volevo chiederti da allenatore, è chiaro che non si può per i diritti TV eccetera eccetera, se è un problema la mancanza di nella tua gestione del lavoro, delle tensioni, delle emozioni, la mancanza di contemporaneità? Assolutamente no, perché ormai ci siamo abituati, è tanto tempo che funziona così, capita di giocare prima, dopo, è così, fortunatamente ci sono le televisioni, quindi bisogna rispettarle sempre e comunque. La stampa? Simone, ciao. Ma quanto era importante vincere questa partita per garantirsi la possibilità del sorpasso mercoledì a Bologna, a prescindere da quello che succederà domani a Roma? Ci è sembrato quasi che fosse
come il primo tempo di un'operazione quasi che si deve concludere mercoledì questa? Ma no, indipendentemente di mercoledì, noi volevamo la vittoria stasera perché sapevamo che affrontavamo un avversario di valore con giocatori importanti, con un grandissimo allenatore e quindi va fatto un plauso a questi ragazzi che hanno organizzato una partita molto seria, concentrata, e con quel primo tempo abbiamo meritato la vittoria. Calciomercato e chiudiamo. Buonasera mister. Ciao. Senta, spesso evidenziamo i meriti di Brozovic per come lega il gioco, per come la fa girare, per i meriti per le qualità da regista, no? Che ha. Poi in realtà nelle ultime tre partite anche due gol e un assist. Ma secondo lei può crescere il croato anche da questo punto di vista? E a questo punto dove sono i limiti? Perché se può crescere anche da questo punto di vista, allora non è solo l'importanza del regista, ma sta diventando anche qualcosa in più. Ma sicuramente Brozo può anche diventare un fattore nelle aree avversarie. In queste ultime partite l'ha fatto nel migliore dei modi, però penso che a prescindere da quello è un giocatore molto molto importante per noi, che ci sta dando grandi risultati, ma penso insomma che parlare solo di lui sarebbe riduttivo dopo 5 vittorie a seguire che ci fanno felici, ma sappiamo già da stasera che non bastano, che dobbiamo continuare perché abbiamo ancora un percorso davanti molto molto lungo. Grazie, buonasera a tutti. Beh, in effetti non si può parlare solo di Brozovic, nel senso è tutta la squadra che comunque si è svegliata completamente. Sì, è vero, però quando c'è Brozovic si vede la differenza. Infatti quando è uscito Brozovic si è vista la differenza. Sì, perché anche è un stasera. Giocatore che lega i reparti, è un giocatore molto intelligente, è un giocatore che sa fare tutto, anche in interdizione. Poi Barella e Çalhanoğlu adesso hanno ripreso gamba, però Brozovic... lì in mezzo volevo dire si appunto sente. Barella è tornato a fare il Barella che conosciamo, è tornato per alcune partite, è mancato proprio non l'abbiamo i sette visto, punti in sette partite. Certo, la condizione generale era una condizione deficitaria, però i tre di centrocampo sono quelli che hanno influito più di tutti sul rendimento della squadra, non avendo grandissimi cambi lì in mezzo tra i tre mediani, insomma, che possono sostituire all'altezza Brozovic, Çalhanoğlu e Barella, abbiamo sofferto. Adesso loro hanno ripreso un po' tutto. C'è Vidal. Ma guarda, l'unico è un po' Vidal, poi Vecino è 2 anni che non gioca. Gagliardini ha dei suoi limiti abbastanza evidenti, secondo il mio parere, e quindi lì in mezzo forse è il reparto dove come cambi soffriamo un po'. E secondo voi la vittoria comunque nel derby in Coppa d'Italia ha un po' influito mentalmente l'Inter? Ha influito la vittoria a Torino con la Juventus. È da lì che è partito, esatto. un ciclo, e sì, vincere però, anche il derby, secondo me è stato molto importante. I due allenatori alla vigilia del derby negavano qualsiasi tipo di contaminazione post-derby, sia positiva che negativa. In realtà ovviamente bleffavano in maniera clamorosa e anche abbastanza evidente. Il derby ha lasciato delle scorie. Per quanto riguarda, o meglio, più che delle scorie, ha lasciato degli strascichi positivi per quanto riguarda l'Inter, perché lo si è visto stasera. La Roma era reduce da 12 risultati utili in campionato. Domani sera vedremo se il Milan invece non riuscirà a tenere botta a quello che potrebbe essere un eventuale contraccolpo. Io penso che ancora il Milan sia in carreggiata, anche se da questa sera... Beh, direi di sì, Furio. Assolutamente, carreggiata, io ti sto dicendo... Sì, io ti sto parlando da un punto di vista aritmetico, poi le prestazioni sono un'altra cosa, però attenzione... Non ci spegnere per questo risultato di oggi dell'Inter, Furio, tieni duro. Io ti dico solo, scusa, abbi pazienza, in questo momento l'Inter ha superato di un punto il Milan e ha una partita da recuperare. Tu Milan, domani sera... sei obbligato, costretto a vincere contro la Lazio a Roma. Una partita, questa è una delle poche volte in cui le tre davanti,
nelle due davanti, se non mi ricordo, se faccio conti male, hanno lo stesso numero di partite. Capisci? Forse quindi, anche le tre davanti. Quindi, siccome Napoli, lo scudetto lo vinci con un punto, addirittura dovessero andare a pari punti, sarebbe il Milan a vincere lo scudetto per il confronto diretto. Quindi stiamo giocando veramente sul filo del rasoio. Domani sera il Milan batte la Lazio, ottimo, e si va avanti così, anche se poi dopo l'Inter dovrà battere il Milan. Appunto, non ha alternative il Milan domani sera, deve vincere e basta. Quello che ti volevo dire io è, in base alle ultime prestazioni del Milan, tu sei tranquillo per la partita di domani? No, anche perché il Milan ormai si è aperta una crisi in questo momento difficilmente gestibile per quanto riguarda l'attacco. Perché il problema del Milan non è, al di là ovviamente di quello che è successo nel derby, un gol preso dopo 4 minuti sotto la porta del Milan con Lautaro solo in area di rigore. Però che gol! Lo credo, certo, Lautaro è Lautaro, e se lo lasci libero Lautaro non è che poi dopo, capisci, dopo 4 minuti. Ma al di là di quello, ti ripeto, il problema è la crisi del gol. Una crisi che ha visto il Milan a un certo punto dover sganciare nella partita Lazetic, che non gioca nemmeno nella primavera, mentre l'Inter o poco prima o dopo poco dopo. Mi sono sorpresa l'entrata di Lazetic. E c'era soltanto lui. Finalmente Lazetic. Rigore per la Sampdoria. Rigore per la Sampdoria. Minuto 43, fallo credo di Gunther su Caputo, se non ho visto male. Caputo entra in area dalla sinistra dopo un 1-2 con Thorsby. Vediamo un po', Thorsby mi pare che vinca il contrasto aereo, si inserisce Caputo, non so se il fallo lo fa Faraoni, sì forse Faraoni prima e poi c'è il tocco di Gunther, però è stato ammonito Gunther, quindi credo sia stato valutato il fallo, anzi sono sicuro è stato valutato il fallo di Gunther, da qua sinceramente... Ma è Gunther che finisce per terra? Però. No, Caputo. No, è Caputo che finisce per terra. E quindi l'arbitro ha segnato il rigore, non so se ci sarà un VAR. È quello che lo tampona? Però il Gunther ha preso anche il cartellino giallo, Quindi 43esimo minuto, se il VAR conferma il rigore, c'è il rigore per la Sampdoria. Non l'ho capito questo cartellino giallo, perché il fallo che fa sì che venga assegnato il rigore è il pestone... Quello di Faraoni prima. Che sbilancia Caputo che entra in area. Poi Gunther, ma io non ho visto questo contatto tra Gunther e Caputo così, perché Caputo allunga il piede e tocca la palla verso Montipò, no? Sì. Ma non mi sembra un fallo quello, no. Infatti forse va a rivedere. No. Confermato il rigore. Caputo, poi lo rivediamo. Caputo? Caputo contro Montipò, minuto 44. Vediamo un po', l'arbitro fischia in questo momento. Montipò salta braccia in alto cercando di far sì che Caputo veda lo specchio della porta un pochino più piccolo. Ancora si sta aspettando il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Parte il destro di Caputo, parata di Montipò ma sui piedi di Caputo che ribadisce in rete. 1-0 per la Samp, gol neanche su rigore perché il rigore è parato. E infatti. Poi gol di Caputo sulla ribattuta. 1-0 per la Samp in chiave salvezza, è sicuramente direi un gol molto molto importante. Massimo, poi tra pochissimo torno da te dopo la pubblicità perché volevo rifugi. Allora vado da Massimo. Massimo, secondo te ha influito il derby di Coppa Italia per l'Inter? No, io sono d'accordo con Ezio. Secondo me l'Inter ha avuto una svolta nella partita vinta a Torino. Io sono convinto che le situazioni fisiche poi partono tutte dal cervello, perché tu puoi avere la stanchezza che vuoi, puoi giocare sempre con gli stessi uomini, ma io credo che quando tu hai entusiasmo dentro, quando hai le vittorie che ti danno un qualcosa in più, l'ho provato sulla mia pelle facendo il calciatore. E quando arrivi dopo una vittoria non senti neanche le botte che hai preso, non senti la stanchezza, non senti niente. Quando arrivi dopo una sconfitta, anche se hai speso meno, le senti, ti senti morto. No, sicuro. Ma guarda, sembra una stupidata, ma se tu parli con tanti allenatori, anche di oggi, grandi allenatori, ti dicono la stessa cosa. L'aspetto fisico è tutto dettato da una questione mentale. Io credo che l'Inter si era bloccata mentalmente con anche la mancanza probabilmente di fiducia in se stessi, con la mancanza di autostima. Poi lì, logico, ci deve essere anche un allenatore bravo
a far sì che si sblocchi questa situazione, però credo che il risultato e i risultati, se poi è importante come quello di vincere a Torino contro la Juve, ha sicuramente dato una spinta notevolissima all'Inter, che comunque ho sempre definito come la favorita di questo scudetto e la più attrezzata soprattutto per vincere questo scudetto. Quindi Ed è d'accordo con te, che tu che dicevi è da quando ha giocato con la Juventus. Che sono lusingato della cosa, perché avere l'avallo di Massimo, ma era chiaro che io lo dicevo perché la cosa l'ho vissuta male, perché arrivavamo da una serie di partite in positivo e poi non stiamo lì a rivangare come è andata quella partita, perché quando sento Filippo commentare la cronaca di quella gara e dire abbiamo vinto ma abbiamo giocato male, virgola, molto male, il mio rammarico è un po' un rimpianto. Però abbiamo perso partite anche giocando bene, quindi c'è, sì, nel senso, capita. Però se c'era una partita quest'anno fra le tutte partite perse, giocate male, pareggiate dalla Juventus, che non meritavamo. Certo, noi abbiamo perso un derby giocando bene. Vedo che ti stai rallegrando anche tu, nel vero senso della parola. Cioè, ma adesso diventa l'alibi per i prossimi 10 anni una sconfitta in casa contro l'Inter. Ma chi ha detto questo? No, perché mi parlate adesso, che tempo fa? No, ma sai, se non abbiamo perso con l'Inter, anche perché se l'Inter ha giocato male. E per quella te non gli è andata giù. Secondo te c'è solo con un pareggio, la Juve con 2 punti in più e l'Inter con 2 punti. Pensa a cosa è successo, a quanti errori ha commesso il tuo allenatore. Vedendo cosa succederà fra 10 anni, quale sarà il mio stato d'animo. Però incomincia a diventare il piagnisteo, perché dice se avessimo pareggiato quella partita con l'Inter, se avessimo addirittura vinto, il tuo allenatore, anzi tutto la Juventus, dicevano ancora prima di quella partita, no ma lo scudetto non è impossibile, devono morire in tre, devono cadere in tre, devono scoppiare in tre. E poi dopo però c'era la speranziella. La speranziella di dovevano speranza, morire in tre. Ma adesso vi state trincerando dietro un dito, dietro una partita, dietro un gol di scudetto se battevamo l'Inter. Probabilmente cambiava poco. Però sicuramente per la Juve sarebbe stato un grande stimolo. Se battevi l'Inter era un'altra cosa. Sarebbe stata l'ottava gara senza. Sì, però adesso vero, basta. Hai ragione, però è un discorso che è giusto, che ci sta assolutamente, ma che possono fare in tanti, nel senso che l'Inter, se giocando benissimo avesse, e meritando, avesse vinto l'ultimo derby di campionato, perso poi 2-1 in rimonto al Milan, Filippo, probabilmente avrebbe ucciso il campionato. Non è andata così. Pensare a queste partite. Noi ne abbiamo fatte poche. Anche il Milan, se no, dovrebbe parlare fuori. Ma io non ho mica detto... No, ma io, scusate, forse... Ma io ho semplicemente detto che, perché ho tirato lì un cerino, si è incendiato tutto. Lo studio. Ma io ho semplicemente detto che l'Inter, grazie alla vittoria che ha fatto a Torino, si è rilanciato. Da lì c'è stata una spinta. Non ho mica detto chi merita, chi non merita. No, non ho parlato di meriti, di non meriti, di come sarebbe andata a sé. Io credo, poi scusami Furio, tu dici, ma io credo, io credo che se avesse vinto la Juve oggi avresti forse ancora la testa della classifica in questo momento, perché almeno avresti levato 3 punti all'Inter. Ma è quello, ma Massimo, quindi, sono d'accordo, no? Ma il problema era un attacco ovviamente molto amichevole e altrettanto sportivo nei confronti di Ezio, perché diventa questo refrain della sconfitta contro l'Inter l'unico, il casus belli, la situazione determinante. Ma è successo un mese fa. Però mi devi lasciare, se mi lasci finire di parlare, mi spiego meglio. Sembra che sia stata quella la partita, la madre di tutte le parti, della sconfitta, cioè del mancato scudetto della Juventus. Furio. Voi avete sbagliato tante partite. Scusa, Furio. Lo sto dicendo mettendolo in bocca a Morina. Pazzo potrebbe pensare che la Juve poteva, anche vincendo con l'Inter, poteva vincere lo scudetto. Esatto. Io non l'ho mai pensato, ho semplicemente pensato che se avesse vinto avrebbe sicuramente facilitato la corsa del Milan, avrebbe fatto favori ad altre
forse per se stessa, ma per il quarto sì, posto. Ma guarda che però, se vai a rivedere non di più. Era per a me, sei io non punti l'ho mai dal vista. Milan io la Juventus, vista. Però. Io tutto l'anno la Juventus non l'ho mai vista. Poi scusate, però andate a vedere le tabelle che io non l'avevo messa neanche nelle prime quattro e ho sempre messo prima l'Inter, ti dico la verità, non avevo messo neanche, sinceramente non avevo messo neanche il Milan nelle prime, perché sai, dire poi dopo, io avevo messo l'Inter prima, Napoli secondo, se non sbaglio avevo messo Atalanta e Roma, terza e quarta. Ah, il Milan non quindi c'era? Non avevo messo nel, no, non avevo messo nel Milan né la Juve, oh, io lo dico, però ho sempre messo l'Inter prima, ho sempre messo il Napoli tra le prime tre, ma non ho mai messo la Juve neanche tra le prime quattro, immagina, quindi... Sì, ma quello che volevo dire. Poteva rischiare che volevo comunque dire. La Juve concludo, se la Roma concludo, avesse vinto provo oggi. Provo a spiegarmi anch'io. Io dico che il mio rimpianto è che fra le tutte partite giocate così così, per non dire male, quella con l'Inter è stata una partita giocata bene, e però purtroppo abbiamo perso. Quindi scusa Massimo, ma poi fra l'altro, abbi pazienza, ma quando la Juve ha affrontato l'Inter, era quarta a 6 punti dal Milan capolista, quindi non era così impossibile con quello che poi no, doveva succedere. No, ma non è questo, aspetta, non devi guardare la matematica. Quando fai un'analisi, scusami però, Furio, sì, quando faccio un'analisi io non mi baso solo su una partita o sulla classifica che si accorcia, io mi baso su quello che è stato visto fino adesso. Esatto. Cioè la Juventus non mi ha mai dato la sensazione che è invece la sensazione che mi ha dato l'Inter. Fino a gennaio l'Inter mi ha dato la sensazione di essere padrona del proprio destino. E poi mi ha stupito all'inverso, perché nel momento in cui ha collezionato 7 punti in 7 partite, mi è venuto anche a me un campanello d'allarme, un punto di domanda. Ho detto ma cosa è successo a questi? Perché onestamente l'ho sempre valutata come la squadra più attrezzata, più mentalizzata per vincere questo campionato, quindi per me è stata una sorpresa in positivo anche lo stesso Milan, come invece insomma mi ha sorpreso un po' negativamente il Napoli, che a mio avviso ha perso all'interno del Maradona, ha perso secondo me una grandissima occasione, visto che la Juve era fuori dallo scudetto, visto che non c'è stata una vera e propria padrona del campionato. Per me questa è stata, a mio avviso, che non ne parliamo mai, una grandissima occasione per il Napoli, perché nel girone di ritorno ha avuto Fiorentina, Roma, Milan e Inter in casa, e se avesse fatto bottino pieno di queste 4 partite in casa, e non mi sa, oggi staremo a parlare di qualcos'altro. Quindi secondo me è il Napoli che deve fare in casa. Il Napoli, è verissimo. Comunque...